Con il celebre brano Sole Mio si è chiuso ieri sera al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona il concerto del tenore Maurizio Pace. Per lui lunghi e interminabili applausi da parte del pubblico che ha particolarmente gradito la serata. Ho sentito il calore della gente che mi spinge ad andare avanti, ha letto il tenore al termine del concerto. Pace ha confessato che si aspettava una partecipazione più numerosa ma i concomitanti eventi hanno fatto la differenza. Bella la dedica di Dio Sole Mio alla Valle Peligna che, ha aggiunto il tenore, deve ricercare. Un avvenire migliore, un brano che ricalca particolarmente la situazione che viviamo è Amara Terra Mia e io l'ho riportata anche questa volta. Però deve essere una cosa invece non per deprimersi, ma per, uh, sì, per reagire, e nonostante ci siano difficoltà, di cercare altrove, ma comunque poi e ritornare comunque qui perché io lascio alla fine qui, con questo gesto c'è cioè una carezza, e, e vado via ma con l'idea però di tornare un giorno. Certo. Eh... Pace ha parlato infine del suo futuro per il 2016 è pronto a sbarcare di nuovo a Monte Carlo. In anteprima vi dico che mi hanno confermato Monte Carlo per l'anno prossimo, teatro che ho già calcato numerose volte e speriamo per la Fenice, doveva essere quest'anno, ma a causa dei fondi tagliati, quindi alla cultura, dobbiamo aspettare che che si smuova qualcosa, potrebbe anche esserci una fenice l'anno prossimo. Un vasto repertorio è quello eseguito dall'artista nella serata musicale condotta da anni. Con lui sul palco altri giovani artisti, il pianista Leonardo Angelini, Marco Gemelli al bandoneon, Angelo Ottaviani e Pasquale Di Giannantonio alla chitarra, Francesco Mammola al mandolino e il Walter De Santis al basso acustico. Si è creato uno spirito di squadra che è la chiave del successo, ha sottolineato il giovane Mammola. <ride> qui è iniziata la mia carriera diciamo, da mandolinista, perché qui la prima volta ho suonato con Piero Mazzocchetti, quindi diciamo il grande palcoscenico. Suonare con Maurizio è stata una, veramente una bellissima esperienza e ogni volta che si ripropone questo concerto, questa situazione e questo ensemble è veramente una cosa bellissima. Un concerto bellissimo, è veramente molto interessante, siamo orgogliosi di avere un personaggio così nella nostra zona. Vabbè, molto bello, iniziative lodevoli. Non è la prima volta che li ascolto, per cui ci credo veramente perché sono dei talenti veri. Benissimo, divinamente e soprattutto finalmente la qualità, di nuovo la qualità in questo teatro, e questo è il messaggio più importante da lanciare e da mandare a tutti. Soddisfatto per la buona riuscita della serata l'assessore alla cultura Luciano Marinucci che non ha mancato di sottolineare come nel periodo natalizio la città offre molte serate di musica, intrattenimento, arte e cultura. È stata una serata di grandi musicisti, diciamo che sono i migliori musicisti della zona che sono stati messi assieme per fare questo concerto con Maurizio Pazzi. Io dico sempre che questo territorio è ricco di talenti e questa sera l'hanno confermato, tanto perché c'è stata alta musica, grande qualità di musica, grandi musicisti, bravo Maurizio Pazzi che è stato veramente eccezionale, è stata una bella serata di musica.